È un giorno come tanti sul set della soap opera Intralci. Il regista peloponneso dirige con maestria e classe i formidabili attori Nick Malanno e Lina Dirsivoglia. Sebbene molto esigente, Ponneso si dimostra magnanimo e gentile sia con la troupe sia con gli attori. Ma ben presto qualcosa di drammatico sconvolgerà l'armonia del set. È lo schippetto giusto? A causa di un motivo inspiegabile, l'attore Nick Malanno incappa in un problema vocale. Azione! Che nome fantastico, Ezio. Sono contento che ti piaccia. Se ti posso guardare appunto, Nick, faceva schifo. L'attore Nick Malanno non riesce a pronunciare la parola contento nella maniera corretta. Sono contento che piaccia. Ma che cazzo c'hai? Ma mi sembra tutto giusto, Pelo. La tensione aumenta e all'ennesimo errore Ponneso va in bestia, mandando via Malanno in malo modo. E l'unica soluzione che si prospetta per la continuazione delle riprese è una controfigura vocale. Viene dunque contattato Ivo Avido, famoso stuntman vocale, che in poco tempo indossa i panni del malcapitato Nick. Sono contento che ti piaccia. Ma dopo poche battute, ecco di nuovo il dramma. Non credi che siamo una famiglia felice? Felice! Felice! L'attore Ivo Avido non riesce a pronunciare la parola felice. In preda a forte rabbia, il regista Ponneso manda via anche Avido e ripristina il buon vecchio Nick Malanno. Adesso giriamo con Nick, va bene? Sempre delle piccole incomprensioni. Per la soap opera Intralci non si è trattata di una giornata felice. Felice? Felice?